I giovani non hanno nessuna paura del futuro. È il presente che li terrorizza. Ma ad affamarli non è solo la cattiva politica, ma è soprattutto l'ignoranza. In Italia c'è un'ignoranzità che t'ammazza. Ad esempio, la fuga dei cervelli dell'Italia non è solo una questione esistenziale. Povero cervelletto, dove andrà? Che farà? E che farà? Andrà sicuramente meglio. Ma è soprattutto un problema economico, il nostro, che restiamo qui. Perché tutti noi, attraverso le tasse, lo abbiamo finanziato quel cervelletto. L'abbiamo finanziato dalla scuola dell'infanzia fino al dottorato di ricerca. Abbiamo sopportato la madre del cervelletto che, quando pioveva, portava il figlio a scuola in macchina e parcheggiava in seconda e terza fila. Il buco dell'ozono, le polveri sottili, tutto abbiamo sopportato per sto cazzo di cervelletto. E quando finalmente il cervelletto sboccia, per non pagarlo il giusto, lasciamo che vada all'estero, dove magari inventerà un farmaco salvavita che saremmo costretti a pagare carissimo. 30.000 cervelli all'anno, 8 miliardi di euro persi. Addio innovazione, ritorno dell'Italia alla pastorizia. Beh, ma guardiamo l'aspetto oscuro della faccenda, perché non solo i cervelli buoni se ne vanno, ma per un principio fisico del tutto misterioso si crea un vuoto d'aria che risucchia le teste di minchia dall'estero in Italia. Se due tedeschi si parlano tra loro, uno dirà all'altro: oh, tu non hai talento, sei un ruffiano leccaculo, non conosci le lingue, ma non conosci nemmeno un argomento a piacere, niente. Tu, al posto dell'ippocampo, c'hai un sercio. Qui in Germania non hai nessuna possibilità. Ma con ste caratteristiche, se tu andassi in Italia, quante opportunità i tappeti rossi ti mettono! The red carpet! Ma vi siete mai chiesti perché un Luttmach sta sempre a porta? Perché molti dei cervelli in grado di capire che è una testa di minchia sono andati in America. O quella poveretta della Filippa Lagerbach. In Svezia sarebbe considerata una mezza cozza. Sarebbe alle scuole di sostegno per via dell'eloquio stentato. Chi sa dirmi esattamente che cosa ci fa da 7 anni, a che tempo, che fa? Lei che fa? Brian and Garrison. Gesù, perché ci hai abbandonato? Che cosa ti abbiamo fatto noi? Ti abbiamo messo in croce, certo, ma la tua punizione per noi doveva essere più proporzionata. Magdi Cristiano Allam. Quelli come lui in Egitto si fanno esplodere. Boom! Lui no, lui è stato risucchiato in Italia da una borsa di studio. Pensate, tutti noi abbiamo pagato per farlo diventare giornalista del Corriere. Ma poi lui ripudia l'Islam e si fa battezzare la notte di Pasqua a San Pietro da Papa Benedetto XVI, padrino di battesimo Maurizio Lupi di Forza Italia. Diventa parlamentare europeo con l'UDC, che abbandona senza abbandonare lo stipendio e il posto, e fonda un suo partito estremista che chiama Io Amo l'Italia. E grazie al cazzo, Magdi.